sempre a Treviso col dottor Muoio che rappresenta ANCI Veneto, che certamente ci può dire in che modo tutta questa progettualità poi viene portata sui territori e viene resa qualcosa di davvero pratico che cambia o affianca quella che deve essere l'evoluzione corretta di un territorio. Insomma, tante regioni e tanti approcci a volte, ecco, come si fa ad evitare che ognuno davvero vada a modo suo nelle cose e invece non si realizzi quell'architettura unica che, pur tenendo conto della grande biodiversità, che è un punto di forza evidentemente del paese, riesca poi a realizzare pratiche produttive che possano veramente farci fare la differenza rispetto al futuro. Come dice appunto anche il nostro presidente in ANCI Veneto, Mario Conte, e qui dobbiamo passare da un'idea di campanilismo a un'idea di campanile, cioè tutelare la diversità, dando però una direzione comune rispetto a quelle che devono essere le linee di sviluppo. Questo è possibile solo dialogando costantemente con i comuni, cioè chiedendo direttamente ai comuni di cosa hanno bisogno e spiegando ai comuni quali sono le reali opportunità che da un lato Europa, attraverso anche la programmazione 21-27 e Next Generation, dall'altro lo Stato, fino ad arrivare alle regioni e anche alle province, possono offrire. Quindi si passa da una dimensione di rivendicazione delle istanze di un territorio a quella di una determinazione, che è tutta un'altra musica, chiaramente, perché consente di fare quello che un territorio dovrebbe fare, ovvero appunto essere sostanzialmente un produttore di PIL che deve essere accompagnato in quella che è la complessità della fuoriuscita dal suo territorio, quindi un'apertura verso il mondo. Questa chiarezza immediata, che non è facile da ritrovare, nasce dal fatto che da soli ci si è resi conto non si va più da nessuna parte. Il mondo è in una tale complessità per la quale o si fa sistema o si fa rete, e ANCI in questo appunto cerca in tutti i modi possibili di fare sistema e rete tra gli enti locali, oppure si porta semplicemente la palla del fallimento più in là di qualche anno. Oggi dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo assolutamente rigirare questa visione, gli strumenti ci sono, le capacità anche, Treviso l'ha dimostrato vincendo un progetto assolutamente ambizioso, ma perché ha guardato alto, ha guardato ben oltre i confini della propria città e l'ha fatto grazie anche, ripeto, alla competenza, alla visione e al costante ascolto e la tendenza al miglioramento che i propri amministratori hanno. Per cui noi crediamo molto in questo modello e stiamo puntando moltissimo appunto sul comune di Treviso, proprio come benchmark positivo per i comuni, non solo del Veneto, ma anche del nostro sistema paese. Quindi il consiglio che voglio dare io è proprio quello di essere più permeabili a questo cambiamento che è in corso e che sta prendendo sempre più piede. Muoio, ultima domanda: fra un po' di tempo, magari anche qualche anno, quando andrà a scattare una foto al territorio italiano, come dovrebbe essere, più cosa dovrebbe essere l'Italia dopo questo lavoro? Insomma, qual è il risultato atteso da queste buone pratiche? Vorrei trovare un paese più solidale, più ancora più coeso, perché lo abbiamo dimostrato bene durante la pandemia, più consapevole delle proprie potenzialità, dei propri mezzi, dei propri strumenti, e anche un paese, me lo lasci dire, orgoglioso di essere l'Italia. Se vogliamo che l'Italia torni o diventi o sia una nuova Italia, dobbiamo noi tutti, dall'ultimo cittadino al primo, rimboccarci le maniche, darci da fare e renderci conto che non siamo soli, ma che viviamo appunto in una comunità e che queste comunità a loro volta vivono in comunità più ampie, regioni, Stato, Europa, fin anche mondo, e che il nostro pianeta non è infinito ma è finito. Quindi io vorrei trovare un'Italia consapevole di questo e del suo ruolo che potrebbe avere grandioso di guida appunto per la storia, per la cultura e per quello che vorrà fare nel futuro di se stessa. Grazie dottore davvero e anche grazie per il lavoro che ANCI fa in Italia per i comuni, ma poi tutto sommato la cosa centrale è quello che ANCI fa per il paese, qui ne abbiamo avuto un grande esempio. Buon lavoro dottor Muoio. Grazie mille, buon lavoro a lei.